Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel paese abbandonato di Fumegai. Per arrivare qui abbiamo fatto un'escursione che è il video della scorsa settimana. Vi metto il link qui sopra se volete vedere come arrivare fino a qui. Adesso vi faremo vedere la nostra esplorazione. Andiamo. Come vedete dal cartello, siamo arrivati a Fumegai. Abbiamo anche una ex fontana, qua qui non c'è, l'ho trovata nel paese più giù, dove abbiamo visto prima. Allora siamo arrivati, visto che questo è un posto montano, dalla parte più alta, quindi partiamo a esplorare delle case più in alto che troviamo e poi scenderemo pian pianino. 1883 e 97. Allora qui alla fine di questo villaggio troviamo questa casa che è fatta a piccole, tutte piccole monostanze. E certe sono disastrate, certe invece sembrano ancora buone, nel senso. Adesso vi faccio vedere. Tipo entriamo qui. Qui per dire il tetto è venuto giù. Abbiamo un sacco di fornelli, frigoriferi. Quindi se c'era il frigorifero ci sarà stata anche la corrente. E qui invece è disastrata. Adesso invece vi faccio vedere. Vediamo questa. Qui abbiamo il tavolo e la stufetta, è un fornaio quella. E vediamo qui, troviamo le classiche ciabatte che si trovano ovunque in questi luoghi abbandonati. Qui invece entriamo in quella che sembra messa meglio, guardate che carina. La stanza qua, il tetto è ancora sano. E qui abbiamo questo bel tavolino con bottiglia, un lavatoio. Altrimenti non vediamo il rubinetto, però sicuramente si portavano l'acqua in qualche maniera. E poi una cosa qua, vediamo si riesce a capire. È una specie di dispensa. Ah, perché questo l'hanno costruito poi. Bottiglia, questo è solo appoggiato. Questa è ancora messa bene. Qua abbiamo l'ultima della serie. Ah, qua c'è un po' di resti. Caramelle Dietor, spazzolini, una mensola, un mobiletto e zoppas con fiore secco. Poi, qui sopra, volendo, si può anche andare sopra. Vediamo se già va. Aspetta. Esploratrice già che si appresta. Studia. Allora, siamo saliti qua. Bravissima già, brava. Allora, stiamo qui su questo che è di cemento che sicuramente mi tiene. Qua c'è degli schifame notturno. Eh sì. Anche qui letti con Schifame. schifissimo.
c'è sta roba. Questa è la foto però. Questa? Non so una di queste. Ma il botto è legato. Infatti. La classica scarpa. Ehi, strano questo. Quella qua più, eh? Oh, questo attaccato qua sopra. Non lo so, c'è anche il lazzo, ma no, sarà qualcuno che ha voluto fare il simpatico. Ah, ok. Però quella cosa è andata a lavare i panni? No, è tipo un seggiolone, un pezzo di un seggiolone, forse. Chi lo sa. E qui abbiamo altri indumenti delle tende e delle infiltrazioni. Ultimo, però qua scrocchia un po', quindi lasciamo stare. Altri due letti e sedia. E dai, proviamo a entrare. E qua invece c'è un sacco di tracce di topo. Qua un sacco di topo. Tendine. Qua un sacco di topo. Cucù. Adesso torniamo che c'è gente. Adesso ti consiglio di sederti. È bravissimo già. Questo è facile. Un libro infinito, bravo. Qui troviamo una roba molto molto interessante. Sistemare. È proprio un bivacchetto questo. C'è anche il libro. Di roba. Quaderno del 1 ottobre 2023. Diario di fumo e dai. Prova a dare un occhio, amore. Cos'è, tipo libro di bivacco? Che tanti, c'è tofu dappertutto. C'è? Tofu. Topo? Vabbè. Andiamo di qua. C'è un abito. 2005, scrivi tu. E abbiamo due brande. Ah, un cinese. Tendino. Candela. Amore, i finali aperti, certo che viene gente, che viene topi, no? Sì, i fagioli, di mangiare proprio per i roditori, sì, la rete fatta su. Sì, ma anche le caramelle. Amore, ma anche questa non l'abbiamo vista, che bella che è questa. Sì, adesso andiamo a vedere gli altri. E per adesso, in questo primo parte, questa è quella tenuta meglio, questa qui col cemento. Come base. Andiamo a esplorare avanti. Ma mi dico, è proprio un deficiente per venire qui dentro a cagare, no? Ho visto che ero già entrato prima. Cioè, si può essere così intelligenti, amore? Ah, i ganci per i formaggi. Un'altra. Ma che carino questo mobiletto. C'è, questo lavatoio. E qua già che vuole andare su. Penso sia marcio su. E un occhio veloce. Uscendo da lì, se riesci a arrivare qua. Una dépendance. Wow.
passare. E c'è altri punti letto, ma topo da morire qua. Super topo qua. Usciamo, usciamo. Di lì. Qui c'è del topo. È il marzo, dov'è di quando? Là sopra. E qua è già arrivata, quindi vediamo se può andare. Bella sta trazzina. Si entra da qualche parte in fondo? Ah, ecco la finestra di dove eravamo prima. Comunque in ogni unità abitativa troviamo una stufetta disastrata. Sempre Zoppas, ha fatto una fortuna sta Zoppas. Una canna frugale. C'è questa? Super panzoni. Va sopra la testa. Certo. E troviamo intanto gente che lascia birre ovunque, che non c'entra che sia abbandonato o no. E qui si entra, c'è una bella luce. E c'è il solito fornellino col tubo per il gas. Qui c'è il buco che cadete di sotto, quindi non entro. E basta, c'è quel super camionetto lì, bello. E quindi qui è meglio non andare, perché lì c'è il buco. Entriamo di qua. Guarda, c'è il numero 19 qua, civico. Qui cosa abbiamo? Del buio e della legnaia. Diamo un occhio qua, un po' pericolosino. Cerchiamo di installarci, va che bella lì. Oh, qua vediamo anche un Fargas Fulton frighetto. Entriamo qui. Qua c'è un po' di arredamento anche. Anche qua un sacco di segni di topo, c'è un bel fornello, lavandino. Super mobile, qua tavolo. Ecco. Qua è un bel caminetto con anche il bastone per mettere le pentole sopra. Questo è il sotto di un divano. E questa? Che roba, che stufa è? Che roba è? Allora. Aia, questa era una delle Zephyr Imar brevettato. Lì mettevi la legna e qua faceva 4 bocchette d'aria calda. Che storia, mi stavo perdendo qua i dipinti sulle pareti. E poi dov'è che hai detto un'altra? Ah, questa qua, che bellezza. Qua abbiamo una poltrona e un divano. Delle sediette da picnic. Ma in un posto così come fai a disinfestare dei topi? È possibile? Siamo saliti dalle scale. Qua abbiamo delle stanze con materassi. E altro divano. E divano, letto. Ora lampadario. C'è ancora il lampadario, ma è attaccato lì, per modo di dire. È finito quel lampadario lì. Qui anche un altro piano, te che dici? Qua amore, come mai? Secca faccende, non saprei. Allora, tanto accendiamo un po' di lucetta. Cosa sarà questo?
qualcosa per le pannocchie forse. Sì, è un sugliaio comunque. Un carretto è tipo. Tipo carretto. Boh, scendiamo. Che qua c'è. Guarda qua. C'è un trave pieno di ape. Qua abbiamo un'altra stanzetta. Un'altra stufa. E immondizia. Hanno tutte le bottiglie del mondo in una sua. E di qua, secondo me si esce. Infatti. Poi qua si esce. Sto che grande. Boia. Troviamo anche del dash pronto. Le bottiglie non mancano mai. Siamo usciti adesso da questa ultima casa, siamo ritornati al cartaglio Fumegai, quindi abbiamo finito, ci manca di pezzi. Ed era dietro di questa, sempre questa. Ma qua è tutta dipinta. E qual è? Con il vatoio e tutto il vigneto con i boccia caracoglie ua. Allora adesso ritorniamo su e vediamo se ci siamo persi qualcosa. Ma dietro il posto non c'è un altro pezzo? No. Escursione l'abbiamo fatta, abbiamo ricontrollato le foto che avevamo visto in internet e abbiamo trovato tutti i posti più o meno. Ci manca solo un murales che non abbiamo trovato. Sì. E quindi l'escursione a Fumegai è conclusa. Se volete vedere come arrivare fino a qui c'è il video qui in descrizione, che è quello del video scorso. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima esplorazione urbana. Addirittura ce ne sarà un'altra, chi lo sa. Ciao a tutti!